Allora, un buon pomeriggio a tutti, benvenuti al secondo appuntamento di questa iniziativa Estate GIS che è iniziata la scorsa settimana e ci accompagnerà fino a fine settembre. E oggi abbiamo con noi Viviana Ferrario, docente di geografia allo UAV, che ci accompagnerà ad affrontare il tema del paesaggio rurale storico dando uno sguardo a quelli che possono essere gli strumenti di geovisualizzazione come cartografia e GIS che ci aiutano magari ad avere altri tipi di sguardi sull'indagine del territorio. E Viviana è una geografa ma anche un architetto e quindi diciamo ci introdurrà anche a questa chiamiamola così ibridazione tra confini disciplinari e anche come la geografia da un lato come quadro teorico ma soprattutto alcuni strumenti della geografia che noi mettiamo a fuoco qui in questi sei seminari, soprattutto GIS e cartografia, ci possono aiutare a meglio guardare e guardare anche da altri punti di vista. Quindi buon pomeriggio, buon lavoro a tutti, grazie a Viviana di essere qua e passo la parola a lei. Io credo di poter parlare direttamente. Sì, puoi parlare tranquillamente. Grazie Massimo per l'invito, grazie a tutti per essere qui. Devo dire che mi ha fatto piacere questo invito, nel senso che è un'occasione per riordinare un po' di cose che avevo lasciato indietro. Allora ho aggiunto un sottotitolo al titolo che gentilmente mi avete proposto, che è appunto Indagini sulla cultura promiscua nel Veneto, nel senso che ho pensato, avrei avuto due possibilità, o diciamo impostare la lezione in maniera un po' teorica, no? Tipo lezione universitaria, quindi parlando di che ruolo può avere la cartografia e il GIS in particolare nell'analisi del paesaggio rurale storico, però rischiavo forse di essere un po', come dire, astratta. E allora invece ho scelto la seconda strada, cioè quella di situare questo ragionamento all'interno di una ricerca vera e propria. Quindi presentandovi in parte anche in anteprima alcuni risultati di questa ricerca, che è una ricerca poliennale che sto portando avanti nei ritagli di tempo, quindi non è una ricerca strutturata, non è una ricerca finanziata, è una ricerca che è la mia ricerca, quella che è nata col dottorato e che mi sono trascinata avanti nel corso del tempo, facendomi aiutare da diverse persone in tempi diversi. Quindi è una ricerca che sconta anche questo suo evolvere nel tempo e questo suo dilungarsi, insomma, lungo sostanzialmente tutto un decennio. Poi alla fine discuteremo anche sui limiti di questo tipo di ricerca che appunto non è finanziata, non è istantanea. Perché ho ritenuto di fare questa operazione? Perché mi sembra che ragionare sul ruolo del GIS all'interno degli studi sul paesaggio rurale storico abbia senso soprattutto se capiamo a cosa serve. Cioè l'obiettivo qui è proprio quello di capire quali sono le funzioni che può avere l'uso del GIS in una ricerca su un paesaggio rurale storico, tenendo presente che io parlerò solo di una delle diverse possibilità che ci sono, ce ne sono altre, magari alla fine faremo altri accenni ad altri impieghi del GIS. Devo fare un'altra premessa, e cioè io non so bene se qui in quest'aula ci siano persone che sono degli utenti avanzati di GIS, perché credo che per loro questa lezione non sarà particolarmente interessante, perché io sono invece un utente base e l'uso che ho fatto in questa ricerca del GIS è un uso base, però è un uso variegato e quindi credo che tutto sommato possa avere qualche interesse anche per chi appunto si occupa più precisamente di GIS. Dunque, credo che sia opportuno che io spieghi preliminarmente di cosa si tratta quando si parla di cultura promiscua, perché forse non a tutti è noto che cosa significa questa espressione. Ah, scusate, una terza premessa è il fatto che questa ricerca sta per dare un esito concreto, e cioè la pubblicazione di questo volume che vedete nella slide e che dovrebbe uscire insomma, nel mese di settembre di quest'anno. Ho impostato la lezione sulla base di questa idea del GIS come strumento di ricerca e in effetti sono in particolare tre i capitoli nei quali l'uso del GIS ha avuto un ruolo determinante per appunto proprio sviluppare la ricerca. Vi dico rapidamente di cosa si tratta. Allora, dato per scontato che poi vi spiegherò cos'è la cultura promiscua, ma ovviamente si parla di un paesaggio agrario, storico,
Questo libro è suddiviso in tre parti. Nella prima si racconta appunto cos'è la cultura promiscua, cos'è, chi l'ha studiata, di che cosa si parla quando si tratta di questo argomento. Nella seconda parte l'obiettivo invece è stato quello di ricostruire la memoria di un paesaggio di fatto perduto, condizione tipica dei paesaggi rurali storici, e nella terza parte invece si esplora, diciamo, la contemporaneità dei paesaggi rurali storici. In questo quadro ho fatto un uso specifico del GIS per, appunto nell'ambito delle ricerche che sono poi che hanno dato esito in questi capitoli, quello che riguarda il quadro regionale, in particolare la situazione del paesaggio agrario veneto nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, poi nel capitolo relativo alle trasformazioni di questo paesaggio nel Novecento e infine nel capitolo che è dedicato alla ricognizione della situazione attuale. Allora, la presentazione è suddivisa in due parti, più una discussione finale se ci sarà il tempo. Nella prima parte vi racconterò di cosa si sta parlando, quindi cos'è la cultura promiscua. Questa parte è divisa a sua volta in due sottoparti. In una analizzerò un po' la fortuna e il declino di questo paesaggio agrario e nella seconda vi darò una rapida immagine di che cosa resta sul territorio di questo paesaggio. La seconda parte invece è dedicata più specificamente all'uso del GIS e quindi tratterò appunto di questi due argomenti che vi dicevo, cioè la ricostruzione della memoria e questa azione di ricognizione e ritrovamento dei frammenti. Allora, che cos'è questa cultura promiscua, questo termine, questa espressione che come dire, suona strana, penso, alla maggior parte di voi? Noi quando pensiamo ad un vigneto, alla coltivazione della vite, pensiamo generalmente, ci immaginiamo un paesaggio come quello che vediamo in questa immagine, no? Quindi un vigneto specializzato, di solito, anzi normalmente, diciamo, dove si coltiva un solo tipo di vitigno, meccanizzato, come è questo che vediamo in questa immagine, insomma, con le caratteristiche di un'agricoltura contemporanea, industrializzata e convenzionale. Ecco, dobbiamo tenere presente che non è sempre stato così. La vite in gran parte d'Italia, almeno in tutta l'Italia adriatica e in quella della pianura padana orientale, senza contare la parte, diciamo, le parti collinari dell'Italia centrale, non veniva coltivata in questo modo. Prego. Perché si vede blu. E allora, oh mio Dio, è proprio molto vediamo se è un problema di questo affare qua. Va bene, i vigneti industriali, non così tanto. No, ma se no proviamo a cambiare il computer e se no facciamo un tentativo perché non è bello vedere sì, tutto sì, è vero e che noi rosa. Quindi. In effetti mi sa che c'è cioè, così. Allora, sposto? Guarda, io credo di sì, magari magari riusciamo ad avere una visione un pochino più bella, insomma. Siccome la parte di visualizzazione è importante, fare belle le slide, viste blu fa brutto. Siccome è importante la parte di comunicazione visuale, mi dispiace che No, ho il disco, non ti preoccupare. E capita purtroppo, ho visto che ci capita spesso con l'uscita del cabine live. Ma è un problema proprio di connettori perché il fa fatica a passare a tutti i canali. Allora aspetta perché ne ho due. Che sono parole è una cosa, ma quando cominciano a essere testi, sì. Immagini, il bello della diretta, quindi anche per chi ci ascolta da Facebook, abbia un attimo di pazienza perché noi che siamo qui vogliamo vedere bene, per voi non cambia molto, ma per noi sì. E quindi, perché loro vedono il monitor invece? No, loro no? Vedono la videocamera, però giustamente da Facebook, allora, cogli tutto, insomma, quindi... Diretta, sì, ma giusto, il bello di essere qui che noi invece vogliamo vedere meglio. Quindi racconta una barzelletta intanto che faccio il passaggio. Gli potrebbero uscire. Aspetta, questo non si prende. Esatto, no, non c'è mica problema, sono più di fuori. No, aspetta, perché adesso devo trovare dov'era. Eccolo qui, ce l'abbiamo fatta. C'hai la chiave USB? Sì, ho il disco, così è più semplice. Aspetta, perché... È solo che è un po' gigantesca. E abbiamo porte USB? Sì, basta staccare il mouse, credo, no? Sì, che ne abbiamo da questo lato. Ecco.
Essere a posto. Il mouse. Ok, c'è solo da questo lato. Bene. No, no, togli pure il mouse, che tanto faccio quella chiavetta. Ok. Se vuoi comunque ci possiamo permetterlo, perché ci sono due porte di là. Ah beh, allora perfetto. Dunque, no, scusate, non è questo, ma sì, disco mobile che ho preso un altro. Eccolo qua. Allora, se mi serve anche l'altro, poi eventualmente sì, lo... Sì, tienitelo lì, in modo da poter fare una proiezione con i colori, ecco, insomma. Perché il tuo libro, da bianco e nero, è uscito viola, il vigneto aveva dei colori da astrobase. Ah, qui era... c'è, figo, c'è anche, la, ci sono anche gli appunti, vai, capito. Meglio ancora. Ecco. Oh, ok, oh, adesso è verde. Il vigneto sia verde. Scusami, ho mancato luoghi su Facebook in questo momento. Sì? Perché sono cose vere, insomma, non abbiamo messo un bot a fare questo tipo di attività. Insomma. Benissimo, okay. Allora Viviana riprendi, no, almeno lo vediamo come deve essere, insomma. Allora, dicevo che noi siamo abituati a pensare ai vigneti in questo modo, ma che in gran parte d'Italia invece si coltivava la vite in un modo completamente diverso. E adesso vi do due indicazioni su come effettivamente veniva coltivata, appunto con questo termine che a partire dalla metà dell'Ottocento viene utilizzato in primo luogo nelle fonti statistiche, poi si espande anche ad altri campi del sapere, in particolare a quello della storia economica, che è appunto quello della cultura promiscua. Allora, cos'è la cultura promiscua? È questo termine italiano che viene usato a livello internazionale in italiano, quindi cultura promiscua lo si trova anche nella letteratura, non so, in inglese o in francese. Io qui ho citato Meunier o Grieg, sono studiosi di paesaggi agrari, insomma di agricoltura di diverse provenienze europee, e questo sistema era appunto caratterizzato dalla compresenza nello stesso campo, questa è la cosa importante, quindi proprio campo nel senso di campo agricolo, della vite, che abbiamo già citato, dell'albero, in particolare gli alberi capitozzati in un certo modo, quello che viene chiamato in inglese pollard, quindi una capitozzatura ad una certa altezza, e poi dei seminativi. Questo sistema era un sistema estremamente complesso e il principio alla base del quale funzionava era proprio la mutua interrelazione, ma anche il mutuo beneficio di queste colture nell'essere appunto coltivate e praticate insieme nello stesso spazio. Ovviamente si tratta di colture annuali, quindi appunto il seminativo per esempio, e perenni, quindi la vite e l'albero stanno lì, no? a prescindere dall'andamento delle stagioni, mentre invece il seminativo, che a volte può anche essere sostituito dal prato, varia a seconda delle stagioni. Allora, la letteratura su questo argomento è piuttosto vasta, ma è molto concentrata all'inizio, diciamo, nella seconda metà del Novecento, in particolare tra gli anni 50 e gli anni 60, 70, diciamo, no? Quindi nel periodo in cui ha cominciato a scomparire questa cultura promiscua. E qui cito alcuni autori che se ne sono occupati, l'ovvio Emilio Sereni, ma poi anche De Planck, questo geografo francese che ha studiato le regioni dell'Italia centrale, e poi negli anni 90 invece comincia a nascere un nuovo interesse, anni 90 soprattutto inizio 2000, c'è un nuovo interesse che rimonta, che è un interesse che riguarda in generale i paesaggi rurali storici, perché c'è una sorta di reazione alle modalità con le quali si coltiva nel mondo contemporaneo, in particolare all'agricoltura convenzionale, c'è una reazione, un giudizio negativo volto a quel tipo di modalità di praticare l'agricoltura, e quindi si cercano delle alternative. Queste alternative si cercano anche nella storia anche recente dei paesaggi agrari europei, che sono noti per essere dei paesaggi agrari complessi e multifunzionali e in cui la presenza dell'albero era assolutamente significativa. Allora qui ho citato per esempio Pinto Correia, una geografa portoghese che ha molto lavorato in generale sui paesaggi multifunzionali e in specifico su tutte le culture, diciamo, promiscue, utilizzando questo termine in senso molto ampio, dell'area mediterranea. Questa cultura promiscua di fatto oggi è scomparsa quasi ovunque. Teniamo presente che in realtà in Europa esistevano diversi tipi di culture promiscue, poi noi utilizziamo il termine cultura promiscua per indicare la cultura promiscua della vite in specifico, però la promiscuità culturale era una caratteristica tipica di tutto il paesaggio agrario storico, tutto il paesaggio agrario, diciamo, pre-moderno, alcuni lo chiamano tradizionale,
che caratterizzava un'ampia parte dell'Europa e ha delle origini molto antiche. Ad esempio qui ci sono due citazioni che vengono di solito sempre utilizzate quando si parla di questa forma culturale. Virgilio nelle Georgiche, no? Fa riferimento appunto a questa idea della maritare le viti agli olmi, che è appunto una delle forme con cui veniva praticata la cultura promiscua, quindi in una situazione nella quale la vite non viene allevata sul palo secco, come capita oggi nella maggior parte dei casi, scusate, ma invece viene maritata all'albero, cioè la vite monta, utilizza l'albero come sostegno vivo, monta sull'albero e i suoi tralci utilizzano i rami, oppure vengono stesi tra un albero e l'altro per svilupparsi. D'altra parte, vi dicevo, la presenza dell'albero, l'ampia presenza dell'albero nei paesaggi premoderni, Plinio nella storia naturale, ci parla dei tipi di alberi che venivano utilizzati nell'Italia del suo tempo, fa riferimento all'olmo, a una serie di altri alberi che venivano usati nell'Italia centrale, e poi fa riferimento in particolare all'Italia transpadana, in cui venivano utilizzati, oltre all'olmo, all'ulivo e ad altri alberi usati nell'Italia centrale, anche questi che vengono citati qui, quindi l'acero, il tiglio, l'orno, il carpino, la quercia, e poi in particolare nelle nostre terre, nella famosa Venezia, no, la decima regio, veniva utilizzata in particolare, e Plinio lo mette in evidenza, veniva utilizzato il salice in quanto amante dell'acqua, in quanto albero accetta di vive bene, insomma, anche in ambienti umidi, come era appunto quello della decima regio al tempo di Plinio e in parte anche oggi. Naturalmente, infatti, Plinio specifica che il salice viene utilizzato laddove ce n'è bisogno per via dell'umidità del suolo. Quindi presenza di alberi e viti maritate come paesaggio antico, paesaggio che fa riferimento addirittura all'epoca romana. Oh, grazie, questo è... apprezzo moltissimo. Questo è diretta. Grazie. È frizzante, va bene? Va benissimo. Allora, anche qui ci sarebbe da aprire una lunga parentesi, ve la faccio breve per non appesantire troppo la lezione, però è interessante notare come a un certo punto, man mano che sparisce questo paesaggio, sparisce anche la memoria di questo paesaggio. E spesso accade, specialmente a partire dagli anni 70, fine 70 in poi, che gli studiosi di paesaggi agrari, di storia dell'agricoltura europea, cominciano a dimenticarsi che esisteva questo paesaggio agrario e soprattutto cominciano a dimenticarsi, o meglio, a far coincidere la memoria di questo paesaggio agrario con il paesaggio mediterraneo. C'è una specie di cortocircuito, cultura promiscua, paesaggio mediterraneo. Dimenticandosi che invece la pianura padana, un tempo addirittura quasi tutta la pianura padana, poi nel Novecento in realtà solo la sua parte orientale, era caratterizzata dalla presenza della cultura promiscua, tanto quanto appunto l'Italia centrale o l'Italia mediterranea. Anzi, a dirla proprio tutta per essere precisi, nella parte meridionale d'Italia la cultura promiscua della vite lascia il posto invece al vigneto specializzato, oggi lo chiameremo specializzato, di derivazione orientale, o meglio greca sostanzialmente, e qui anche ci sarebbe da aprire una parentesi sul confronto, proprio che storicamente è un dibattito molto acceso, anche le fonti latine ne parlano, insomma, sul confronto tra la bontà del vino ricavato dalla vite in cultura promiscua e la bontà del vino ricavato invece dalla vite in cultura specializzata. Però adesso qui non abbiamo il tempo di addentrarci in questi meandri molto interessanti, però che richiederebbero troppo tempo. Sta di fatto che questi studiosi dell'ultimo scorcio del Novecento si dimenticano che la pianura padana in realtà è un luogo di cultura promiscua. Tant'è vero che quello che emerge dalla letteratura è soprattutto questa immagine della cultura promiscua dell'Italia centrale, delle aree collinari dell'Italia centrale. Allora, qui vediamo ad esempio alcune immagini tratte da questo bellissimo libro di Henri Desplanc, dedicato all'Umbria, in cui si vede bene questa situazione promiscuità culturale tra i seminativi, l'albero e la vite, dove l'albero monta sull'albero, l'albero è potato in un certo modo a bicchiere in maniera tale da poter lasciare spazio ai tralci della vite che montino sui suoi rami, e nel suo insieme questo paesaggio disegna questa forma culturale, disegna quei paesaggi che vedete sulla sinistra. Qui c'è un ingrandimento, un altro luogo, qua un'immagine tratta da Sestini, quindi siamo negli primi anni 60 del Novecento, sono immagini aeree,
E qui stiamo vedendo appunto un tratto dell'Appennino romagnolo, dove si vede appunto questo sistema culturale in una delle sue numerose varianti. Ma attenzione, perché appunto dicevo che anche che questo tipo di cultura promiscua era diffusa in tutta Italia, c'è un altro luogo tipico della cultura promiscua dove ancora oggi si osservano dei relitti, che è la zona della Versana, vicino a Napoli, dove sono ancora presenti queste piantate, questo è il termine che viene attribuito alla fila di alberi con le viti maritate, queste piantate o anche alberate in certi luoghi. In questo caso qui si alleva la vite su pioppi, che possono raggiungere anche altezze considerevoli, quasi addirittura anche 20 metri, quindi le vendemmie, vi lascio immaginare, sono assai complesse. E come vedete gli alberi fanno da sostegno vivo a questo filare di vite, che è assolutamente inusuale secondo le nostre idee convenzionali di vigneto. Anche il Veneto, in quanto appunto appartenente alla pianura padana orientale, è compartecipe di questo stesso destino. Era caratterizzato, il paesaggio veneto era caratterizzato fino agli anni 70-80 del Novecento da questo paesaggio della vite maritata, della piantata veneta. Come vedete in questa immagine, che è una foto aerea scattata da un aereo della Royal Air Force nel 43 vicino al Brenta, proprio sul margine del Brenta. E dove vedete che i campi sono suddivisi in questi rettangoli, in queste fasce rettangolari, approssimativamente rettangolari, divise tra di loro da queste piantate, da questi filari di alberi con le viti maritate. Ma non si parla solo dell'alta padovana come paesaggio della cultura promiscua, qui siamo invece nella bassa padovana, o meglio siamo nella zona di Vigorovea, e qui vedete, grazie anche alla foto ripresa da un'altezza molto, diciamo, un volo molto basso, e con le ombre radenti, vi accorgete anche l'ombra, proprio se voi vedete poco sul monitor, mi dispiace, ma qualcosa si vede, vediamo se riesco a indicarvi. Ecco, in questo punto in particolare, vedete che ci sono le ombre degli alberi proiettate a terra che fanno capire questa sequenza, no, di alberi abbastanza fitti con le viti. Poi discuteremo sulla possibilità di riconoscere la presenza della vite nelle ortofoto, ne parleremo. Quindi, dovendo fare un quadro, possiamo della cultura promiscua nella prima metà del Novecento in Italia, possiamo appoggiarci a De Planck, che ha fatto un lavoro molto accurato su una serie di fonti che poi vedremo utilizzato anch'io, e traccia un quadro della intensità di questa cultura a sinistra e dei tipi di alberi utilizzati a destra. Come vedete, la cultura promiscua era diffusa veramente in una parte considerevole della nostra penisola. Il Veneto, ovviamente, per chi non avesse bene in mente dov'è, è lì dove c'è il giallo. E quindi era una delle regioni nelle quali c'era una maggiore intensità di questo tipo di cultura. Dunque, fortuna e declino. Allora, questo paesaggio agrario, abbiamo visto, la sua memoria risale almeno alle fonti latine, in realtà gli studi di Sereni, ma anche studi più recenti che hanno confermato in gran parte le intuizioni di Sereni, fanno risalire questo tipo di questa forma culturale a prima dell'epoca romana. Diciamo, è probabile, insomma, che sia stata una forma culturale utilizzata dai Liguri e poi attraverso gli Etruschi sia arrivata ai Romani. Ma adesso appunto non mi dilungo. Sta di fatto che la cultura promiscua, così come noi la conosciamo, è in realtà un fenomeno di età moderna, perché riprende vigore e si espande in maniera molto significativa proprio tra la fine del 400 e l'inizio del 500, cioè quando appunto comincia questa fase di, per il Veneto in particolare, di intensificazione delle colture nell'entroterra, nella terraferma veneta, per motivi specifici che riguardano la ci sono studiosi storici in particolare che hanno anche quantificato questo avanzamento della cultura promiscua, in particolare qui stiamo guardando un noto volume di storia locale, diciamo, insomma, che ha analizzato in dettaglio alcune situazioni della provincia di Vicenza, Lisiera per l'esattezza, in cui si vede con chiarezza questo avanzare, questo crescere della percentuale di arativo viti ed alberi, quindi appunto cultura promiscua rispetto al totale dei campi coltivati.
Ed è interessante osservare che nello stesso periodo i trattati di agricoltura, specialmente quelli locali, che quindi sono più direttamente dove l'autore è più direttamente coinvolto con i processi di trasformazione del territorio a lui vicini, sono ricchi di informazioni su questo tipo di paesaggio. Quindi una delle fonti principali della mia ricerca è stata appunto quella dei trattati di agricoltura di età moderna. Qui stiamo leggendo un brano di Africo Clemente che pubblica appunto un trattato dell'agricoltura nel 1572 relativo proprio ai dintorni di Padova, alla parte diciamo nord della zona diciamo periurbana di Padova, che era poi quella che lui conosceva meglio, in cui operava. E qui ci leggiamo proprio le modalità con le quali, anche le dimensioni che assumeva questa forma culturale, quindi quanto alti erano gli alberi, cioè a che altezza venivano capitozzati, quanto distanti erano gli uni dagli altri, non lo so, quanto larghe le file, quanto spazio c'era tra una fila e l'altra, quanto lungo il campo e così via. Ed è interessante perché appunto si vede in questi trattati la variabilità estrema di questo paesaggio in tutto l'entroterra veneto. Naturalmente questi trattati danno anche, come posso dire, dei suggerimenti, generalmente sono pensati appunto per dare dei suggerimenti a chi si occupa della coltivazione. Per lo più i fattori, sono il fattore, è la figura alla quale di solito questi trattati vengono indirizzati, o il fattore o il proprietario, e in molti casi ci sono appunto dei brani nei quali si capisce anche il senso di questa cultura promiscua, il vantaggio di coltivare in questo modo. Allora qui ho isolato due brani molto brevi, uno di Marchesini in questo studio del Boaro, che è una di queste opere scritte in pavano, molto divertenti, in cui appunto si cita questo probabilmente falso proverbio di questo Barba Checco Gallon, che è ovviamente un personaggio di invenzione: l'ombra dell'albero capitozzato non fa male al terreno, fa buona legna, produce buona legna a dispetto di quelli che hanno studiato. Ci sarebbe anche qui da aprire una parentesi su il senso dell'ironia, del sarcasmo di queste opere in pavano, ma insomma adesso anche questo ci porterebbe lontano, però è interessante perché fa riferimento, allude in qualche modo ad un dibattito che era già vivo in età moderna sulla opportunità o meno di coltivare in cultura promiscua, e che sostanzialmente questo dibattito non cambia idea, non diventa, le voci contrarie alla cultura promiscua non diventano significative se non praticamente nell'Ottocento. In tutto il periodo precedente di fatto vince il partito della cultura promiscua, così come del resto così come appunto si capisce in questo passaggio e in molti altri passaggi che si potrebbero citare. Il secondo brano invece, quello di Agostinetti, è pensato più che altro per far capire c'è una grande variabilità, dicevo prima, tra i modi con i quali la vite viene allevata sull'albero, e questa variabilità viene descritta da Agostinetti in un brano bellissimo in cui proprio racconta area per area come vengono fatte le colture promiscue, come viene allevato l'albero, come viene potata la vite e così via. Dicevo, l'iconografia non c'è solo, diciamo, l'immagine paesaggistica, per così dire, ma ci sono soprattutto delle cartografie che ci raccontano questo paesaggio agrario complesso. Sono cartografie di età moderna che ci mostrano questa alternanza dei campi coltivati in diversi modi con i filari di alberi, qui ne scorro alcuni velocemente per non fare troppo tardi. Come vedete sono anche relativi a luoghi diversi della nostra regione, e a volte sono disegnati in maniera proprio precisa come in questo caso, a volte invece semplicemente c'è una formula che identifica questo paesaggio agrario, che è quello del arativo Piantà Videgà. Lo vedete qui nell'immagine, io ho il mouse storto, quello che non riesco a usarlo, scusate, eccolo qui, arativi Piantà Videgà e daglie, che sta appunto a significare seminativo, aratorio, piantato, vitato. Questa formula è presente in tutta la documentazione di età moderna di tipo archivistico che potete immaginare, insomma, quindi dai contratti di locazione alle perizie fino appunto alle cartografie come quelle che vediamo in questo caso, le mappe che vediamo in questo caso. Un altro esempio più tardo che ci dà l'idea di come poteva apparire questo paesaggio agrario
tratto da un disegno relativo probabilmente al Veronese, vista la provenienza dell'autore, quindi così vi do un quadro un po' di tutta, no? La nostra pianura centrale. E qui invece questo è un disegno legato a una perizia settecentesca in cui anche in questo caso si può, diciamo, mettere a confronto la configurazione sul terreno rappresentata nella mappa e invece la formula utilizzata nel linguaggio, diciamo, della perizia. Quindi qui vedete piantà e videga all'intorno, albori e pergole attorno, prativo piantà videga, in questo caso c'è la variazione il seminativo è sostituito col prato e così via. Quindi c'è, diciamo, proprio una corrispondenza, questa è una specie di piccola prova della corrispondenza tra quello che viene raccontato e disegnato nelle mappe e quello che invece viene raccontato nelle perizie. Giusto per avere un'idea di come poteva apparire nel suo insieme questo paesaggio agrario che viene spesso è oggetto di descrizioni da parte dei viaggiatori, per esempio, no? Che scendono nel Veneto per il Grand Tour e che osservano questo paesaggio che per loro è assolutamente inusuale, non è il modo con cui loro coltivano la vite. Questa è una vista della pianura dai Colli Euganei, dove appunto si vedono queste sequenze di alberi con i festoni, appunto di cui molto parlano i viaggiatori, specialmente nel Settecento, tirati di vite tirata da un albero all'altro, questo paesaggio che viene raccontato con molta ammirazione dai viaggiatori, almeno in una prima fase, specialmente appunto fino, diciamo, alla metà del Settecento, mentre poi nella seconda metà del Settecento comincia a crescere una sorta di insofferenza per questo paesaggio così denso, così che toglie la vista, no? Che sembra una grande foresta, come viene descritta da alcuni di questi viaggiatori, e che rappresenta per gli eserciti un grosso problema perché è un ostacolo, cioè questi campi non si possono attraversare, non si possono far attraversare gli eserciti perché sono completamente occupati da queste culture complesse. Qua vado avanti un po' più veloce, procedo. Io non ho dovrei avere un orologio, ma non lo vedo qui, sì, scusate, però segna le 0:21, quindi... cioè, ho parlato 21 minuti, questo è un cronometro. Perfetto. Benissimo. Dicevo, ortofoto, giusto per arrivare ai giorni nostri, qui vedete uno scatto che riguarda la zona di Cittadella, vedete com'è fitto questo paesaggio, questa presenza degli alberi nei campi, com'è fitta. E qui ancora quella che vi ho già fatto vedere, quindi vado avanti, scusate. Qui invece ci spostiamo in collina, o meglio tra la collina e la pianura, siamo nella zona di Soave. Nella zona di Soave abbiamo fatto delle ricerche più approfondite anche perché abbiamo redatto la candidatura del Soave come paesaggio rurale storico. Poi spenderò alcune parole su questo tema, su questo... Prego? Quella che è passata, è entrata per prima. Soave è passata. Ah, Soave, scusa. No, ho inventato un'altra cosa. No, tu pensavi forse all'UNESCO e al Prosecco. Sì. Immagino che è notizia di un paio di giorni fa. Questa è, qui si tratta di un registro nazionale, quindi non è un riconoscimento internazionale, è un riconoscimento nazionale, visto che ci siamo lo dico. Mi così poi. Distratto più il Per fortuna che non ho il telefono, sennò mi distrarrei anche io. Soave, il registro nazionale è una sorta di, appunto, di elenco di paesaggi considerati, riconosciuti ufficialmente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come paesaggi storici, secondo una determinata definizione e secondo una metodologia che bisogna adottare per dimostrare la caratteristica di paesaggio rurale storico, che è stato adottato dal Ministero, appunto, delle Politiche Agricole e Forestali nel 2014, quindi è attivo dal 2014, e in cui appunto Soave è entrato proprio col primo giro, diciamo, nella prima tornata, grazie a queste ricerche fatte anche con l'uso del GIS. Io oggi non mi soffermerò su questo, se avanza tempo alla fine ho delle slide anche su quello, se volete, ma insomma non è... ho pensato di ragionare più sulla cultura promiscua, anche se anche nel caso di Soave lo si vede bene in questa immagine. C'è proprio in questa immagine si vede bene la differenza tra una collina nella quale all'inizio del Novecento si è già passati a una forma culturale moderna, quindi il vigneto specializzato, vedete
questi lotti molto scuri qui sulla destra, nella parte collinare, che è questa sulla destra dell'immagine, e invece la permanenza della cultura promiscua nella zona pianeggiante, ai piedi della collina di Soave. Non tutte le zone collinari erano state già trasformate in cultura specializzata, come vedete in questa immagine che è del 48, alcune zone della Val di Lasi sono ancora invece coltivate in cultura promiscua, dove vedete la presenza degli alberi nel vigneto e la presenza dei seminativi in alcuni dei terrazzi, non in tutti, in alcuni dei terrazzi, il seminativo che appunto, quindi immaginatevi che ogni terrazzo in collina viene destinato nella cultura promiscua ad ospitare appunto sia il seminativo che il filare di alberi con la vite. Ok, ultima tranche della prima parte. Dicevo che questo paesaggio agrario è di fatto scomparso quasi ovunque, rimane sotto forma di frammenti, cioè noi possiamo osservare nel nostro territorio, ma non solo qui nel Veneto ma anche in altre regioni d'Italia, i frammenti che sono rimasti dopo questa fase di sparizione, di eliminazione, di trasformazione del paesaggio agrario verso una cultura, un'agricoltura industriale. L'operazione di ricostruzione, di identificazione di questi frammenti è uno degli obiettivi appunto raggiunti attraverso l'uso del GIS e che non è affatto facile. Se vogliamo citare Cosgrove, che si è occupato di paesaggio palladiano, e non dimentichiamo, non l'ho detto ma lo dico adesso, la cultura promiscua è parte integrante del paesaggio palladiano, è, come dire, il paesaggio palladiano è quel tipo di paesaggio complesso, il paesaggio rurale complesso con la presenza delle ville e tutto questo retroterra filosofico che sta alle spalle, che Cosgrove ci racconta. Ecco, quindi la cultura promiscua ne fa parte per chi si espande esattamente nella stessa, con le stesse diciamo, tendenze che riguardano il paesaggio palladiano, e come il paesaggio palladiano oggi è presente sotto forma di frammenti, così anche il paesaggio della cultura promiscua lo possiamo riconoscere dentro questi piccoli relitti che sono frammisti al paesaggio complesso che caratterizza il Veneto centrale. I relitti che noi possiamo riconoscere sono oggetti come questi, cioè sono piantate singole che sono rimaste tra due campi, generalmente appunto in zone nelle quali l'agricoltura convenzionale ha avuto meno agio di espandersi, quindi sono piccole aziende, agricoltori part-time, però questo lo vedremo meglio dopo. Adesso preferisco veramente solo farvi vedere una carrellata di immagini di questi relitti trovati in maniera sistematica ma anche in maniera casuale in alcuni casi, addirittura ogni tanto ho anche qualche studente che mi manda una fotografia di una piantata vicino a casa sua, quindi in parte oggetto di uno studio sistematico, in parte invece casuale, che si possono riconoscere con diversi gradi di conservazione un po' in tutta la pianura veneta. Vado veramente veloce, come vedete sono poi, vedremo meglio come appunto il lavoro che è stato fatto su questo tipo di relitti attraverso lo strumento cartografico. Vedete anche che ci sono diversi tipi di alberi che vengono impiegati tuttora in questi relitti. Ecco, poi in alcuni casi questi relitti sono particolarmente complessi, come questo caso del vigneto della Bellusera Maritata di Tezies di Piave, che è un caso molto particolare. Da questo vigneto si ricava un vino specifico, dove in qualche modo che incorpora diciamo il valore del paesaggio agrario storico, quindi richiederebbe anche qui un discorso importante sulla necessità che per conservare i paesaggi storici li manteniamo in produzione. Questo è un tema che a me è molto caro e che, se avanza del tempo, in chiusura magari tratteremo, anche se esula ovviamente dalle questioni relative al GIS e alla cartografia. E ovviamente anche vicino a questi relitti di paesaggio palladiano, come appunto può essere interpretata la rotonda, assediati spesso dalla città diffusa circostante, rimangono relitti di culture promiscue come questi alberi capitozzati che vedete qui. Io non so se voi vedete il mio mouse, non capisco mai bene, no, vero? Dov'è che... Sì? È scomparso.
Boh. Ogni tanto compare e poi scompare. Vabbè, adesso non compare più. Comunque sono quelle capitozze che vedete lì in basso sulla destra dell'immagine. Dicevo, questi relitti spesso si sono conservati proprio tra le maglie della città diffusa. La città diffusa ha questo modello insediativo particolare con la presenza mista, no, di funzioni miste all'interno di uno spazio coltivato che continua a essere coltivato e però ospita capannoni, case, edifici commerciali, un po' di tutto, no, in un apparente disordine che in realtà segue delle logiche abbastanza stringenti, però basate sull'interesse personale, su traiettorie individuali, diciamo, di costruzione del territorio. Qui per esempio vediamo appunto un relitto di cultura promiscua, che poi per me questa immagine ha un valore particolare perché è un po', come dire, segna un po' l'inizio di questa mia ricerca, ma senza saperlo, nel senso che quando ho scattato questa immagine io non sapevo cos'era la cultura promiscua, non avevo idea di cosa fosse una piantata, e ho scattato questa immagine perché mi interessava il rapporto tra il campo coltivato, il capannone e le montagne sullo sfondo, quindi era un'immagine, una foto fatta per documentare la città diffusa. E poi, riguardando la distanza di qualche anno, ho riconosciuto la piantata che non avevo visto perché non avevo l'occhio abituato a vedere quell'oggetto, e questo ci può veramente far riflettere sulla nostra cecità di fronte ai fenomeni che non conosciamo già. È veramente, come dire, un esercizio importantissimo quello di imparare a guardare quello che non siamo ancora capaci di vedere. È proprio una cosa che dobbiamo cercare di sforzarci di fare, e questa immagine è appunto la prova di questa necessità. E veniamo invece alla parte più propriamente legata alle applicazioni del GIS e della cartografia. Dunque, parto con alcune slide che sono dedicate a come è stata strutturata questa ricerca, che ripeto, è una ricerca che non è partita con un progetto di ricerca, è partita un po' così per caso, era un capitolo della mia tesi di dottorato, quindi parliamo veramente di un secolo fa, e poi un po' alla volta si è sviluppata a seconda delle occasioni che man mano si presentavano, quindi ha, diciamo, lo svantaggio di non aver avuto un progetto di ricerca alla base, e quindi tutte le difficoltà di una ricerca ongoing che si costruisce man mano, e però anche i vantaggi di una ricerca ongoing che coglie le opportunità che nascono, che sfrutta delle occasioni che si presentano per costruire un quadro appunto la cui coerenza si costruisce a posteriori. Di questo ho già parlato, scusate, c'è un doppione. Allora, temi e domande di ricerca. Dunque, queste domande sono domande che io ho espresso relativamente tardi rispetto all'inizio di questa ricerca, e che però vale la pena appunto a posteriori su cui vale la pena di soffermarsi un momento. Allora, in realtà c'è un'agenda di ricerca che viene tracciata già da Lucio Gambi negli anni 80, fine 70, quindi nella fase in cui la dismissione era già abbastanza avanzata. Tenete presente che Lucio Gambi ha lavorato molto in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna è stata una delle regioni in cui era più intenso l'uso promiscuo della cultura promiscua della vite, e quindi la sua sensibilità nei confronti di questo tipo di paesaggio era particolare proprio perché era il paesaggio intorno a lui. E alcune di queste domande derivano proprio da questa agenda di ricerca gambiana. Allora, dove era diffusa la cultura promiscua e che forme prendeva, ovviamente in ciascun periodo storico, in ciascun momento di questa lunga età moderna che viene analizzata, come sono mutate le forme della cultura promiscua nel tempo, non è ovvio, nel senso che noi vediamo quello che vediamo oggi, ma chissà com'era prima veramente la cultura promiscua, quindi la ricerca delle risposte nei trattati di agricoltura è una delle risposte di ricerca rispetto a questa domanda. Come si è svolto il processo di rimozione, quindi quali sono state le ragioni, quali sono stati i tempi della dismissione, quali sono stati i processi che hanno influito su questa dismissione. Anche qui ci sono delle risposte, alcune risposte sono state già date da altri studiosi, altre emergono nel corso della mia ricerca. Cosa rimane oggi? Questo è appunto il tema dei relitti, di questi frammenti di cultura promiscua, ma non solo, che non sono solo interessanti, cioè non è solo interessante capire che cosa si è conservato, ma anche perché quei relitti si sono conservati. Esplicitamente, quali sono le idee e i valori che hanno permesso la loro conservazione, cioè perché alcuni relitti si sono conservati e altri invece la maggior parte
sono spariti, sono scomparsi. Quindi qui c'è tutto, come dire, entra in questa ricerca tutto il mio interesse, che è un interesse scientifico, per il paesaggio come strumento di indagine, il ragionamento sulla differenza tra saperi esperti e saperi comuni, i diversi approcci disciplinari rispetto allo stesso tema e così via. E infine c'è quest'altra grande domanda di ricerca che si è sviluppata più recentemente, che riguarda appunto le potenzialità e la criticità della conservazione dei relitti. Questi relitti si sono conservati fino ad oggi, ma domani? Ha senso cercare di conservarli ancora? Se li conserviamo, che cosa ne facciamo? Ha senso invece decidere che questi sono oggetti del passato e che non ci interessa conservarli perché hanno fatto il loro tempo, sono obsoleti? Ecco, queste sono un po' le domande principali che stanno sotto a questo processo complesso di ricerca. Il contesto. Allora, vi dicevo che questa cosa nasce, questo interesse per la cultura promiscua nasce durante la tesi di dottorato, quindi appunto 10 anni fa, e poi si sviluppa attraverso una serie di occasioni laterali che si sono mescolate in maniera un po' casuale. Un progetto di ricerca coordinato da Sante Bortolami, uno storico medievale dell'Università di Padova mancato prematuramente, che ci ha permesso di lavorare sulla zona della centuriazione a nord-est di Padova, quindi quello è stato uno delle nostre zone di approfondimento. Poi un progetto di ricerca di Ateneo dell'Università di Padova, coordinato dal professor Varotto, relativo appunto ai paesaggi rurali storici. E poi le indagini preliminari che ho già citato per la redazione della candidatura delle colline abitate del Soave al Registro Nazionale, che è un po' l'occasione, diciamo, laterale più recente. In realtà ce n'è un'altra di cui vi parlerò dopo, che non so perché non ho messo in questa slide, e che riguarda invece la regione del Veneto. Adesso qua, scusate, ho delle slide in più che non c'entrano, che sono, non so perché sono anche per questa invece, scusate, forse qui. Allora, attività di ricerca, domande di ricerca, attività di ricerca. Prima di tutto questo studio diacronico delle forme della distribuzione del paesaggio della cultura promiscua. Qui vedremo come poi funziona, il primo uso del GIS è appunto in questo campo, in questo tentativo di ricostruire appunto diacronicamente la distribuzione del paesaggio della cultura promiscua in età moderna e contemporanea. Qui le fonti sono la letteratura georgica che ho già citato, e poi fonti fiscali, in parte già citate, e poi anche il racconto delle persone coinvolte in questo processo. Il risultato di questa attività di ricerca sono mappature diacroniche a scale differenti e l'identificazione delle traiettorie di trasformazione, che però oggi non tratteremo perché esulano da questo argomento, mentre ovviamente le mappature diacroniche a diverse scale sono state appunto fatte con l'uso del GIS. La seconda attività di ricerca è l'indagine sui relitti di cui vi ho già parlato e che ha come esito appunto la mappatura di questi frammenti e poi la discussione del processo di patrimonializzazione che non, appunto, non verrà analizzato in questa sede. Studi diacronici a scale diverse, alcuni sono alla scala regionale, poi li vedremo meglio in dettaglio, alcuni alla scala subregionale e altri invece alla scala locale. Io vi mostrerò alcuni esempi di ciascuno di questi 3 livelli di analisi. Scusate, casino tra le slide in italiano e inglese. E veniamo appunto alla parte più, diciamo, proprio concreta e cartografica. Allora, cominciando da questa prima azione di ricerca, che è quella di ricostruire le trasformazioni utilizzando fonti statistiche, fiscali e cartografiche. Come vi dicevo all'inizio, non vedrete usi del GIS estremi, vedrete degli usi del GIS molto molto semplici, molto elementari, che però senza i quali, diciamo, questa ricerca non avrebbe avuto lo stesso esito, non avrebbe avuto gli stessi risultati, non si sarebbe sviluppata nello stesso modo. Quindi qui quello che mi pare interessante proporvi è proprio, diciamo, il senso che può avere anche un uso molto elementare del GIS dentro una ricerca di carattere geostorico, in sostanza. Che però non nasce sulla base del GIS, attenzione, non ha il GIS come argomento prevalente, ma veramente usa il GIS come strumento, cioè nel modo forse più, come dire, più opportuno dentro una ricerca geostorica. Ok, allora, prima fonte. C'è un gruppo di fonti che immagino
conosciate almeno approssimativamente, che viene denominato generalmente censo stabile e che è in realtà un insieme complesso di fonti abbastanza diversificate ma accorpate, accomunate diciamo dall'appartenere a un certo momento storico e a un obiettivo ben preciso dello Stato Lombardo-Veneto più o meno, dai, siamo a cavallo tra l'epoca napoleonica e quella austriaca, quindi possiamo dire Lombardo-Veneto. E che sono relative alla istituzione di un catasto moderno, geometrico, particellare delle province venete, che viene avviato all'inizio dell'Ottocento e poi continua a essere aggiornato e si evolve durante tutto il corso dell'Ottocento, almeno fino agli anni 60, cioè fino all'Unità d'Italia. Si tratta di una fonte che è basata sull'unità di rilevazione che è il comune censuario, che è un sottoinsieme del comune amministrativo. Sono circa 2.900 i comuni censuari per le province venete, quindi sono fondi di dimensioni veramente colossali, quindi di consultazione molto complessa, se non altro per la loro dimensione veramente enorme. Questa documentazione consiste di diverse serie archivistiche, le mappe napoleoniche, la classica mappa catastale, no? Il catasto storico, come viene chiamato spesso dagli architetti, i sommarioni e i diversi registri, gli atti preparatori che sono a cavallo tra il periodo napoleonico, tra virgolette, austriaco, e poi le tariffe d'estimo e poi in realtà altre serie che io non ho utilizzato. In alcuni casi queste fonti sono anche riprodotte online, nel caso di Padova per esempio dell'Archivio di Stato di Padova, i materiali in possesso dell'Archivio di Stato sono stati riprodotti e sono consultabili online. Padova e Rovigo e anche Venezia in parte. In particolare, in un primo momento, io ho utilizzato la serie archivistica delle tariffe d'estimo attraverso uno spoglio degli anni 60 per stabilire la distribuzione della cultura promiscua della vite nel primo le culture promiscue in generale e quella della vite in particolare nel primo 800, realizzando di fatto un database su base comunale, una cosa veramente basilare, dove però appunto abbiamo la possibilità di costruire, cioè di vedere, di visualizzare, di quantificare e di visualizzare la distribuzione della cultura promiscua. Ovviamente ci sono delle avvertenze e dei limiti in questa operazione. Allora, prima di parlare delle avvertenze e dei limiti vi faccio vedere la base di questo lavoro, che è appunto un banalissimo file Excel nel quale vengono riportati i dati relativi ai diversi tipi di colture per comune e che poi vengono accorpati in maniera ovviamente a discrezione del ricercatore in categorie che sono poi effettivamente mappabili, perché altrimenti se dovessimo mappare tutti i singoli usi del suolo sarebbe veramente difficile visualizzarli, in quanto questi catasti storici hanno una variabilità della definizione dell'uso del suolo molto elevata e tra l'altro almeno per le prime edizioni, quelle napoleoniche sempre tra virgolette, molto poco standardizzata. Questo è anche uno dei limiti di questa ricerca, poco si può standardizzare. Quindi ovviamente attraverso una semplicissima operazione di join questi dati vengono collegati con un database dei comuni del Veneto nelle diverse epoche, attenzione perché ovviamente i comuni hanno cambiato il perimetro, per cui una delle avvertenze è quella che i confini comunali sono cambiati nel tempo, perciò bisogna avere un diverso file shape per ogni momento storico che si analizza, specialmente se questa operazione la si fa in maniera diacronica, come poi vedremo che abbiamo fatto. I nomi dei comuni possono essere cambiati, accade spesso, quindi comuni accorpati oppure scorporati, insomma ci sono la massima variabilità. E poi, dicevo prima, bisogna stare molto attenti ai criteri con i quali accorpare le classi di colture, perché altrimenti il risultato può essere incomprensibile o fuorviante. Ci sono dei limiti considerevoli in questo lavoro che bisogna sempre tenere presente. In primo luogo il grosso tema, che non è solo relativo a questo specifico caso, ma in generale, vale in generale per tutti questi lavori dove si ragiona con gli usi del suolo, e cioè che c'è una differenza profonda tra uso del suolo e paesaggio. Una differenza che noi a volte tendiamo a dimenticarci e che invece è importantissima, perché il paesaggio non è solo l'uso del suolo. L'uso del suolo è una delle componenti del paesaggio, ma in realtà il paesaggio è un insieme complesso di relazioni, di immaginari, di valori, di questioni materiali e immateriali, e l'uso del suolo ci racconta solo una piccola parte di questo
di questo mondo complesso del paesaggio. Quindi non bisogna fare confusione. Spesso anche la candidatura, il registro nazionale ogni tanto cede su questa, come dire, tende a sovrapporre, no? Paesaggio e uso del suolo, ma semplicemente perché i dati sul paesaggio sono molto più difficili da gestire a livello di GIS che non quelli sull'uso del suolo. L'uso del suolo è un dato abbastanza convenzionale su utilizzarlo con il GIS. C'è un limite che risale, che è relativo alla fonte, proprio di, diciamo, insito nella fonte utilizzata, e cioè una certa discrezionalità nella classificazione degli usi del suolo all'origine, cioè il geometra catastale, l'incaricato di redigere le mappe catastali di ciascun comune censuario, ovviamente si è trattato di un numero veramente molto elevato di soggetti, che quindi ciascuno con la sua formazione personale, la sua provenienza, la sua conoscenza del territorio oppure no e così via, ciascuno di questi soggetti ha il suo modo di interpretare le categorie catastali date nelle istruzioni ai geometri, e quindi lo si vede molto bene quando si confrontano diverse aree, lo stesso uso del suolo significa allude a paesaggi differenti, anche a usi del suolo differenti in certi casi. Questo ovviamente contribuisce a rendere difficile il confronto diacronico, perché le categorie sono cambiate sia ufficialmente che ne è cambiata proprio la loro applicazione a seconda del soggetto che le ha utilizzate. Quindi tutto va preso un po' con le pinze, con tutte le avvertenze del caso. Allora, dunque, vediamo i risultati. Ecco, per darvi un'idea, ovviamente anche in questo caso, ripeto, sono cose veramente molto semplici, ma la loro costruzione è piuttosto laboriosa, vi lascio immaginare. Qui vediamo per esempio la distribuzione del seminativo arborato sulla superficie agricola e forestale nel 1826, quindi alla data dell'approvazione delle tariffe d'estimo. In realtà questi dati sono relativi a, diciamo, almeno un ventennio, cioè diciamo riguardano un ventennio, non riguardano un anno specifico, però il 1826 è la data convenzionale che si utilizza per raccontarli. E come vedete, quello che si evince da questa cartografia è il fatto che siamo di fronte ad una condizione nella quale veramente la coltura promiscua rappresenta la stragrande maggioranza dei territori, dei terreni coltivati del Veneto. Guardate il colore senape, voi vedete tutto uguale. Ok, va bene. Allora, guardate quello che è vagamente più scuro, e che nella mia slide in realtà è ben più scuro, quello lì, cioè quella classe lì, rappresenta il 75, dal 75 al 99% della superficie agricola e forestale. Questo significa che ci sono dei comuni, in particolare nella zona dell'agro centuriato, dove si coltiva solo questo, solo seminativi arborati vitati e le due o tre categorie simili a queste. Quindi una condizione di, diciamo, grande omogeneità e nello stesso tempo grande disomogeneità. La grande disomogeneità non compare da queste mappe, ma compare invece dai racconti delle altre fonti, quelle per esempio dei trattati di agronomia o dei racconti dei viaggiatori, che integrano in qualche modo il dato del GIS. Il dato del GIS non ci racconta questo dettaglio, questa raffinatezza, ma noi possiamo incrociare il dato del viaggiatore che, in letteratura molti dicono, attenzione, perché i viaggiatori descrivono quello che vedono lungo la strada. Che prove abbiamo? Che lo stesso paesaggio che c'era lungo le strade principali c'era anche nel resto del territorio. Ecco, il GIS in questo caso ci aiuta a fare questa operazione e a visualizzarla e a quantificarla. E questo mi sembra un risultato che per un database banale come questo, insomma, è veramente rilevante. Ovviamente, una volta costruito il database, posso fare tutte le elaborazioni che voglio, per cui procedendo in questa carrellata posso guardare invece dove era concentrato il seminativo semplice, quindi un po' l'inverso delle colture promiscue, una dei possibili inversi delle colture promiscue, che vediamo essere presente ma in percentuali molto inferiori, soprattutto nelle zone della Bassa Veronese in particolare, pensate alle Valli Grandi, quindi sono zone di bonifica, no? O nella Bassa Padovana, nel Polesine, appunto laddove la bonifica aveva liberato terreni, stava liberando terreni agricoli, stava aumentando la quantità di terreni agricoli, ma non era ancora partita la loro trasformazione in colture promiscue, che poi avviene, poi lo vediamo, e poi altre zone che magari hanno vocazioni particolari, non so, per esempio
alcune zone collinari dove le colture promiscue sono invece sostituite dalla presenza di colture specializzate. Stessa cosa la possiamo fare sul seminativo in coltura promiscua in specifico, che è la mappa di sinistra, o sul prato in coltura promiscua, che come vedete è molto diffuso in tutta la zona collinare. E qui siamo sempre in quel periodo della prima metà dell'Ottocento all'incirca. Con questo tipo di database, ovviamente costruendo delle sequenze diacroniche, posso fare un confronto diacronico. In questo caso, per esempio, confronto il seminativo in coltura promiscua sulla superficie coltivata nel 26, quindi uno dei dati deducibili dal database precedente, e quello invece del 1929, quindi 100 anni dopo, dedotto dai dati del catasto agrario. E qui anche bisogna aprire una lunga parentesi con tutte le avvertenze che bisogna utilizzare. Allora, prima di tutto vi dico che questo non è un confronto che faccio solo io, ma è un confronto che è presente in letteratura, che altri studiosi hanno provato a fare per altre regioni d'Italia e che diciamo ha una sua legittimità dovuta al fatto che le informazioni presenti nel catasto agrario del 29 hanno delle analogie con quelle con le categorie utilizzate nel catasto. Sono due catasti di tipo diverso, attenzione, la parola è la stessa, cioè usiamo sempre il termine catasto, però in un caso si parla della mappa catastale, cioè alla base c'è un lavoro relativo a una mappa catastale legata quindi a è un discorso troppo lungo, non lo faccio, basta, lasciamo perdere. Allora, l'importante è che questi due dati sono abbastanza confrontabili tra di loro. E che quello che ne emerge, e anche questa cosa la capiamo solo perché c'è una banca dati, altrimenti faremo veramente fatica a capirla confrontando comune per comune, perché non visualizzeremmo, no? Non spazializzeremmo questi dati. Qui ci accorgiamo di come in realtà a distanza di un secolo la distribuzione delle colture promiscue è cambiata in maniera anche abbastanza significativa. Le percentuali sono comunque molto alte, ho usato le stesse classi ovviamente per poter fare il confronto. Però è interessante vedere come si siano spostate, come i luoghi di concentrazione della coltura promiscua si sono spostati. Ad esempio, quelle valli grandi veronesi o quella zona del basso veronese che nella versione precedente, nella mappa del 26, 826, sono seminativi semplici, nel 1929 invece sono diventati seminativi arborati, cioè hanno assunto il carattere della coltura promiscua. Stessa cosa accade in alcune zone del Polesine. Così come il cuore della coltura promiscua, prima concentrato nella zona della centuriazione, si sta spostando invece verso nord. Allora qui, da questo risultato di ricerca, nascono altre domande di ricerca. Ad esempio, perché è successo questo processo? Che cosa ha portato a queste trasformazioni? E qui le risposte ovviamente non stanno nel GIS, ma stanno invece nell'uso di altre fonti che si possono incrociare. In particolare per il territorio del Padovano c'è una bellissima monografia proprio di questi anni, degli anni 30 del Novecento, che si occupa in particolare, è una monografia di geografia economica, che però dedica una particolare attenzione ai temi dell'agricoltura e quindi racconta proprio dalla viva voce di questo geografo che ha percorso in bicicletta e a piedi le campagne padovane, osservando quello che sta succedendo, quindi facendo l'operazione che dicevo prima, quindi usando il paesaggio come indicatore, ma incrociando i dati visivi con le interviste agli attori, con le misurazioni, con la ricerca di l'incrocio con dati statistici, insomma facendo un'operazione complessa, ecco, dalla viva voce di questo, dal vivo scritto diciamo, di questo geografo, noi possiamo intuire alcune delle ragioni per le quali questi processi che documentiamo con il GIS sono avvenuti. Qualcuno potrebbe dire non mi fido di questi dati, sono dati quantitativi, chissà come sono stati rilevati. In effetti in letteratura sono presenti una serie di avvertenze sul modo con il quale i dati catastali sono stati rilevati, sui quali non mi dilungo, ma sarebbe bello approfondirlo. Poi se qualcuno è interessato vi do anche i riferimenti bibliografici. Io sentivo l'esigenza di fare una specie di controprova. Una controprova che però fosse altrettanto spazializzata, altrettanto cartografica, cercando quindi di utilizzare una fonte alternativa a quella statistica e catastale. Questa operazione l'ho fatta attraverso l'utilizzo di un'altra fonte,
fonte cartografica in questo caso, che consente di fare anche in questo caso un lavoro diacronico. Anche qui ci sono una serie di avvertenze da utilizzare, però diciamo, dal momento che si tratta di due indagini completamente diverse, basate su fonti completamente diverse, che danno risultati confrontabili, in fin dei conti tra di loro, tutto sommato, ci dicono che i risultati sono abbastanza attendibili. Adesso qui l'immagine ha una bassa qualità, quindi la vedete un po' più impastata di quello che è nella realtà, purtroppo. Però grazie al ridisegno, sempre in ambiente GIS, di queste due carte, la prima una carta topografica, carta del Lombardo-Veneto del 1833, e la seconda una carta dell'uso del suolo, quindi già diciamo trasformata in uso del suolo, già tematica per così dire, relata dal CNR negli anni 60 del Novecento, possiamo osservare lo stesso tipo di migrazione che vedevamo prima. Vedete che più o meno, cioè almeno ci sono delle grosse concordanze, no, tra questi due tipi tra i risultati dell'impiego di due fonti così diverse. Ci sono delle concordanze abbastanza rilevanti. Allora, qual è l'operazione che è stata fatta in questo caso? L'operazione fatta in questo caso, anche qui è abbastanza banale, non si è fatto altro che ridisegnare, ovviamente con un'approssimazione, qui la scala non consente di essere molto precisi, attenzione, perché come vedete la rappresentazione è quella di una carta topografica, quindi non è una carta dell'uso del suolo. L'uso del suolo lo deduciamo dal fatto che ci sono delle rappresentazioni che la tradizione cartografica ci dice che sono la rappresentazione della presenza della vite. Sono questi, voi vedete, penso, dei puntini in mezzo ai campi. Ecco, quel simbolo lì è il simbolo della presenza della vite. Mappando, che ovviamente si differenzia rispetto, non so, alla presenza del prato o delle aree umide, quali sono per esempio queste che corrispondono alle sorgenti del Sile, no? Quindi è abbastanza chiara la differenza tra un seminativo semplice, bianco completamente, un seminativo arborato, vitato o almeno vitato, e invece un prato o un'area umida. C'è anche una leggenda di questa carta che ci aiuta ad essere più precisi. Invece la seconda fonte è questa carta della utilizzazione del suolo, voluta sempre da un geografo, Carmelo Palamonico, negli anni 60, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando dentro, diciamo, questa carta è una carta dell'Italia, ma fa parte di un progetto molto più ampio che alla fine della Seconda Guerra Mondiale aveva impegnato molti geografi a scala globale, per la costruzione di una carta dell'utilizzazione del suolo, in particolare del suolo agricolo, a livello mondiale, con l'obiettivo di offrire uno strumento a chi stava cominciando a ragionare sulla crisi alimentare del secondo dopoguerra, che poi è stata risolta diciamo grazie all'intervento della chimica e della meccanizzazione, quindi in sostanza alla cosiddetta rivoluzione verde. Questa carta, che è disponibile per tutte le regioni d'Italia, mi pare sia in 7 o 8 fogli, quindi più regioni sono accorpate nello stesso foglio. Qui vedete infatti il Veneto e una parte dell'Emilia-Romagna, qui c'è la laguna di Venezia per capirci, è molto astratta questa immagine, perché qui io ho estratto solo gli usi del suolo promiscui, quindi i seminativi arborati in specifico, che hanno uno specifico colore nella carta e che quindi possono essere estratti abbastanza facilmente. Veniamo al secondo livello di scala e anche al secondo esercizio, diciamo, GIS che mi è servito per costruire la mia ricerca. In questo caso, anche questo è una cosa, un uso del GIS molto noto che non sono la prima a utilizzare ovviamente, ed è l'utilizzo delle mappe catastali e dei sommarioni per ricostruire l'uso del suolo nella prima metà dell'Ottocento, quindi a una scala direi topografica, alla scala della mappa per capirci. È un metodo adottato in molti campi, lo usano i geografi storici, ma anche chi si occupa di ecologia storica, di storia ambientale, anche scienze naturali, eccetera. E ovviamente si basa su alcune assunzioni che vanno però sempre discusse. E cioè, in primo luogo, il fatto che esiste un rapporto biunivoco tra la mappa catastale, e il registro delle particelle, che è consustanziale alla fonte catastale, o meglio, alla fonte catastale moderna, cioè ai catasti geometrico-particellari, che di fatto non sono altro che, visti con gli occhi di oggi, che dei GIS ante litteram in un certo senso, no? Esiste la mappa e ad ogni particella rappresentata nella mappa, che è un poligono,
numerato in maniera univoca, corrisponde uno e un solo record nel registro. Come è fatta una mappa catastale? Così. Adesso io immagino che tutti voi abbiate visto una mappa di un catasto storico, ma magari non è vero, non lo so, forse no, boh. Fate un favore, alzate la mano chi non ha mai visto una mappa catastale di un catasto storico. Boh, quindi siamo tutti abituati. Molto bene, come vedete le particelle sono numerate e a questo numero corrisponde poi ad una riga, diciamo, del registro. In maniera, e questo rapporto è un rapporto univoco, quindi non si può sbagliare. C'è la questione dei sub, ma insomma, per quanto riguarda gli usi del suolo agricoli, che ci siano dei sub nei terreni agricoli dell'Ottocento è abbastanza raro, quindi è una questione che si risolve facilmente. Il catasto napoleonico in particolare, che è quello forse un po' meno utilizzato, perché generalmente questi lavori si fanno con l'austriaco, almeno nel Veneto, perché è più facilmente attingibile, anche se recentemente l'archivio di Stato ha completato la fotografatura, la scansione di tutte le mappe del catasto napoleonico, finalmente. Per chi aspettava questa cosa da 10 anni, non vi dico che bello è stato. Forse appunto sapete già, insomma, che in questi registri vengono elencati il numero della mappa e il subalterno, il nome del possessore, la denominazione del pezzo di terra, la qualità e la situazione del terreno, se è in colle o in piano o in monte. E poi ovviamente le informazioni dimensionali relative appunto alle pertiche censuarie e ai loro centesimi. In questi registri, quelli del Napoleonico, non viene riportato il dato relativo alla stima, perché la stima non era stata ancora fatta. La stima è un'operazione che avviene appunto a partire dagli anni 20 dell'Ottocento. Quindi qui siamo solo in una fase ricognitiva, dove non ci sono informazioni sul valore di questi beni. Qual è l'operazione che si fa? Anche in questo caso è banale, si ridisegna il catasto, lo si digitalizza sostanzialmente, lo si può fare con metodi diversi, noi abbiamo usato il ridisegno, quindi ogni poligono della mappa storica diventa un poligono della mappa moderna. Scusate, qua c'è un'altra cosa, ecco, scusate perché devo tornare, pardon, torno indietro. Ok, dicevo, rapporto biunivoco. Secondo, la codifica della qualità dei suoli. Allora, qui c'è quel problema che dicevo prima, come vale a livello, diciamo, di macro informazioni a scala comunale, tanto più vale a livello della singola particella, perché il singolo geometra catastale può avere interpretato in maniera, diciamo, c'è un margine di interpretativo nell'identificare qual è l'uso del suolo attribuito alla singola particella. Nel caso del catasto napoleonico ci viene in aiuto la presenza di queste istruzioni ai geometri, che è la nostra leggenda in un certo senso, no? Che è quella slide che vedevamo prima, che è stata anche ripubblicata da Repele Rosse Tonetti nel 2011, quindi è disponibile anche online, e che ci descrive il singolo uso del suolo. Quindi noi sappiamo che il terreno orativo piantato di viti in qualunque modo disposte si descriverà aratorio vitato. Se il terreno ha le viti ma non c'è l'arativo, allora è una vigna. E qui vedete chiaramente la differenza tra una coltura promiscua e una coltura specializzata, diremo oggi. Oppure, se il terreno acclive in colle, in parte erativo, in parte no, però ci sono le viti, si chiama vigna ronco. Se invece non ci sono, cioè ci sono solo seminativi, oppure seminativo e prato avvicendato, allora il campo si chiama, cioè la classe sarà quella dell'aratorio, e così via. Quindi questo ovviamente ci aiuta molto a stabilire un rapporto tra quel famoso paesaggio di cui parlavamo prima, almeno nelle sue componenti materiali, e l'uso del suolo dichiarato nel catasto. Senza questo passaggio, il margine di discrezionalità è veramente molto elevato. Queste istruzioni riducono il margine di discrezionalità, anche se è ovvio che un certo margine rimane egualmente. Torno indietro un attimo, scusate, eccolo qui. Allora, limiti di questa fonte. Esistono delle variazioni nelle denominazioni delle qualità dei suoli nel tempo. Ad esempio, tra il catasto napoleonico e l'austriaco viene effettuata una sorta di normalizzazione delle categorie che sono state considerate troppe a un certo punto e lasciavano spesso
spazio all'interpretazione personale, per esempio nello stesso, non so, nella zona di Soave, dove erano presenti molti gelsi, chiamati moroni nel linguaggio del geometra catastale, moraro per nel dialetto veneto, diventa morone per il geometra catastale. Questi terreni con la presenza di moroni possono essere descritti in molti modi diversi, non so, ad esempio, aratorio moronato, oppure aratorio con moroni. Qual è la differenza? Io posso ipotizzare che il moronato sia piantato in maniera regolare e invece l'aratorio con moroni abbia un moro qua e un moro là, però non ho nessuna prova che questo sia vero, capite? Ecco, nel passaggio tra il napoleonico e l'austriaco avviene una normalizzazione, per cui di fatto vengono semplificate moltissimo le categorie, vengono ridotte di numero e ovviamente da un lato vado meglio perché il confronto da lì in poi diventa più facile, dall'altro però ho lo svantaggio di perdermi queste informazioni in più, diciamo di carattere paesaggistico, che invece nel moronato con moroni era ancora presente. Quindi l'interpretazione personale del geometra catastale può essere utile per lo studio del paesaggio perché la sua capacità di leggere le differenze tra usi del suolo simili è interessante ai fini della comprensione, di una comprensione maggiore della variabilità del paesaggio. Dunque, c'è ovviamente una variabilità tra zona e zona, cioè tra parti diverse della stessa regione. Il confronto non è sempre così ovvio perché appunto ci sono come delle sorta di abitudini locali. Spesso questi geometri erano geometri locali, cioè erano periti che erano stati già impegnati in precedenza, non è la prima volta che lavorano quando vengono chiamati a scrivere il catasto e quindi utilizzano le tecniche, le conoscenze che loro hanno pregresse, insomma, in qualche modo, no? Che spesso fanno anche riferimento a un mondo di cartografia premoderna che precede le codifiche moderne della cartografia e quindi ogni tanto c'è il geometra catastale che si lascia prendere la mano e disegna il singolo alberello oppure disegna l'orto fa dei puntini nell'orto per disegnare la complessità dell'orto quando questo era severamente vietato dalle norme, no? di stesura delle mani. Ecco, l'altro limite è l'assenza, in un certo senso tra il moronato e comoroni ve lo dice già, l'assenza di un criterio quantitativo che sia omogeneo, cioè nel momento in cui io trovo scritto aratorio, arborato o piantato, insomma la formula che viene utilizzata, io non so quanti alberi ci sono in quel terreno, questa informazione io non ce l'ho, non so quanto densa è la coltura promiscua, non so neanche quanto alto è l'albero, che tipo di vigneti vengono piantati, non so niente, ho solo una vaghissima idea, no? Che è proprio un'idea molto molto elementare. Però per risolvere questo ultimo limite ci sono delle altre fonti che come al solito si possono incrociare con queste fonti più semplici e sono quelle, scusate, vi faccio vedere il risultato appunto di queste mappe, se ne vedono ormai tante. In questo caso però appunto è necessario accorpare, come nel caso precedente, diversi tipi di classi per avere una mappa leggibile. In questo caso io ho accorpato i vigneti, per così dire, specializzati, quindi le vigne a ronco dove non ci sono gli alberi e le vigne vere e proprie, che come vedete sono relativamente poche, sono quelle in giallo pieno. Poi tutti i terreni che hanno la vite in coltura promiscua in qualche forma, quindi dove c'è la vite e ci sono altre cose, non so, il seminativo, gli alberi, i moroni, gli ulivi e via dicendo, e poi tutti gli altri usi del suolo, distinguendo i promiscui e invece gli specializzati, dove gli specializzati comprendono sia il bosco che l'aratorio, quindi anche cose molto diverse, perché a me interessa in questa mappa mettere in evidenza la quantità di terreni in coltura promiscua, che come vedete è decisamente prevalente, sia la coltura promiscua con la vite che senza la vite. Ecco, dicevo che c'è questo problema che la fonte catastale non ci dice niente sulle forme del paesaggio. Allora, per ovviare a questo problema esistono altre serie archivistiche, in particolare questa che fa parte dello stesso insieme di fonti. Sto parlando da 1:10, ditemi quando sono lì. Ma non manca molto alla fine, non vi preoccupate. Allora,
Atti preparatori sono dei testi che sono proprio delle descrizioni scritte, verbali, di testi descrittivi, scritti spesso dagli stessi soggetti che erano stati già, a volte, non spesso, a volte, già implicati nelle attività catastali precedenti, e che sono divise in nozioni generali territoriali, nozioni agrarie di dettaglio, dove specialmente le seconde sono ricche di informazioni invece su tutti questi aspetti che dall'uso del suolo non emergono. Perciò di fatto, in un certo senso, scrivo qui e confermo, si possono considerare una specie di inchiesta agraria che può essere messa a confronto con le altre inchieste agrarie dello stesso periodo, quella di Filippo Re, o altre, insomma, che nel corso dell'Ottocento si susseguono. Qui ci sono delle informazioni veramente dettagliate, che arrivano a dirci quanto alto viene podato l'albero, quanto distanti sono gli alberi tra loro, che tipo di vitigni vengono utilizzati e così via. Ora, come ho usato questi dati? Per esempio li ho usati per rappresentare le geometrie, in planimetria, le geometrie della piantata nelle diverse aree della regione del Veneto. E vedete quanta variabilità c'è in tutte le variabili geometriche, sono veramente molte, no? La distanza, la larghezza del campo, la lunghezza del filare, la densità degli alberi. E è interessante, anche in questo caso, è interessante spazializzare perché si possono riconoscere alcune regole, come, no? Per esempio, nelle situazioni di bassa pianura umida, tendenzialmente troviamo i campi più larghi e le piantate più rade. Invece nell'alta pianura asciutta, al contrario, tendenzialmente ho i filari più fitti e i campi più stretti e più lunghi, o più corti, scusate. Quindi c'è tutto un gioco di geometrie che non sono regole generali, però un po' di, come dire, un certo criterio lo si riconosce. Altra domanda di ricerca, se vi ricordate, dicevo, come avviene la dismissione, cioè quali sono i tempi e le ragioni della dismissione. Se noi, allora questa è un'operazione fatta con un banalissimo Excel, quindi non c'entra col GIS, però è interessante osservare come c'è questo drastico salto, no? Che è un salto che viene preceduto da un declino, come vedete a partire dagli anni 50 del Novecento, questo declino riguarda tutte le province venete, ma potrei farvi vedere un diagramma analogo, che è quello al quale mi sono ispirata, fatto da Gambi per l'Emilia Romagna, e vedremo praticamente lo stesso fenomeno, insomma, no? Quindi fino alla Seconda Guerra Mondiale più o meno questo tipo di cultura regge, subito dopo comincia a calare drasticamente. Il drastico calo viene accentuato da un problema di rilevazione statistica, che a un certo punto elimina proprio la categoria, cioè a un certo punto c'è come una specie di inseguimento tra il fatto che il paesaggio sta scomparendo e anche la categoria statistica corrispondente viene eliminata perché non interessa più, non ha più importanza, non c'è più interesse a classificare le colture promiscue in maniera diversificata rispetto a quelle specializzate, perché ormai le promiscue sono sostanzialmente sparite, ma anche perché sono sparite a livello proprio concettuale, cioè non sono più significative. Allora, per raccontare questo momento, questo stacco molto forte, ci viene appunto in aiuto anche in questo caso il GIS, soprattutto se vogliamo raccontarlo a livello cartografico, perché è chiaro che io qui racconto a livello provinciale il fenomeno, però mi piacerebbe poter sapere qualcosa di più su cosa succede nelle diverse aree. Per esempio, ci sono zone nelle quali il calo è più veloce? La riduzione della coltura promiscua più rapida? Ci sono delle zone invece in cui la coltura promiscua protrae la sua esistenza per delle ragioni che posso voler indagare? Ecco, il GIS in questo caso ci viene in aiuto, per esempio qui ho un solo esempio, ma molto semplice, utilizzando con una tecnica simile a quella usata per la carta del Lombardo-Veneto. Qui invece utilizzo l'IGM, quindi la carta dell'Istituto Geografico Militare, mappando le parti dove è presente la vite, riesco a, attenzione perché la viticoltura promiscua nella carta dell'IGM ha un suo simbolo specifico, che è questo, cioè è l'alternanza tra la tipica L della vite, che è la stessa che vedevamo nell'altra carta, e il pallino. Quando vedete L pallino, quello è il simbolo della coltura promiscua, sarebbe l'albero e la vite in sostanza.
utilizzando sempre con le dovute cautele necessarie per la scala, eccetera, eccetera, insomma, diciamo che a grande scala a piccola scala funziona, posso costruire delle sequenze. In questo caso, utilizzando sempre la stessa fonte, quindi sempre l'IgM, 1887, 1940, 1968, riconosco proprio questo passaggio tra il 40 e il 68 di drastica diminuzione della cultura promiscua. Qua c'è un discorso sulle traiettorie che non vi faccio. Veniamo, questa mi pare che sia l'ultima fonte che ho utilizzato per raccontare questo passaggio. L'abbiamo già visto in un'altra slide. La foto aerea come fonte è una foto preziosissima, specialmente quando i voli sono sufficientemente bassi per vedere un po' di particolari. Ed è questa fonte che qui vedete un confronto tra due scatti della stessa area, e qui vedete anche, riconoscete anche facilmente qual è la traiettoria principale. La traiettoria principale è, diversamente da altre regioni, dove la sparizione della cultura promiscua è stata ha preluso ad un cambiamento radicale dello spazio agrario, che è stato semplificato completamente, cioè trasformato in un'altra cosa. Qui invece, in molte aree del Veneto, di fatto la struttura profonda del paesaggio agrario, cioè non so, l'andamento del fosso, la dimensione delle particelle abbastanza, la presenza delle siepi, bordo campo, tutto sommato in molte aree rimangono, sopravvivono, nonostante la trasformazione, che lo vediamo, insomma, è radicale. Quindi spariscono le piantate, però non viene messa in discussione completamente la forma del paesaggio agrario, della struttura proprio del paesaggio agrario. Viene piuttosto, come dire, aggiornata, riconvertita, però aggiornata, non fatta scomparire completamente. Non sempre, non dappertutto, però in molti luoghi succede quello che vediamo in questa immagine. Quindi la vite rimane, una certa promiscuità rimane, non è una promiscuità sullo stesso campo, è una promiscuità all'interno della stessa azienda agricola, per esempio, no? Allora, la stessa azienda agricola ha la vigna, il seminativo e, non so, il prato, queste tre piccole cose. Ecco, questa forma di agricoltura un po' retro, se vogliamo, in realtà oggi si rivela essere uno dei grandi valori dell'agricoltura veneta, che avrebbe bisogno di essere riconosciuto, prima di tutto, anche dalle politiche agricole, e soprattutto in qualche modo protetto e traghettato nel futuro. Perché è chiaro che modelli come questi sono modelli che non sempre è facilissimo farli stare sul mercato, quindi avrebbero bisogno di politiche specifiche, ecco, per essere in qualche modo conservati, anche perché ovviamente questa forma di coltivazione ha un contenuto di agrobiodiversità molto più elevato che non il classico campo alla ferrarese, senza siepi, senza alberi, senza fossi, senza niente, magari neanche più alla ferrarese, ma con la irrigazione tubolare sotterranea, e quindi non ho neanche più le scoline con un po' di erba, proprio niente di niente, solo una superficie assolutamente omogenea e aperta a tutti i problemi di evapotraspirazione, di erosione che conosciamo. Anche in questo caso il GIS è stato utile per poter proprio quantificare nel dettaglio e visualizzare questo processo di trasformazione. Qui vediamo il caso di un tratto del territorio del Consalvano, a nord del capoluogo, e qui vedete come tra il 55 e l'83 sparisce, la cultura promiscua sparisce quasi completamente. Cioè le piantate, che sono i puntinati che vedete scarsamente nell'immagine, però ci sono un po' più scuri. Nella slide successiva invece scompaiono completamente. Dopodiché il processo avanza, e qui mettiamo a confronto non solo la presenza delle piantate, ma anche la forma, diciamo, del singolo campo, e anche la presenza delle siepi, e quindi vedete come in generale assistiamo a un processo di semplificazione piuttosto considerevole del paesaggio agrario. Ecco. Quindi questa è una di quelle zone che non seguono quella traiettoria che abbiamo appena visto, ma vanno invece nella direzione della semplificazione. Questo tratto qui che voi non vedete, quello al centro con le righe bianche regolari, quello è una classica sistemazione alla ferrarese, quindi con le scoline, a distanza regolare. Qui abbiamo utilizzato il grigio per indicare
lo spazio seminato, quindi escludendo le fasce, le tare per capirci, cioè abbiamo tolto le tare sono in bianco. Questo perché? Perché ci interessava raccontare anche questo processo di semplificazione, quindi la tara, che per l'agricoltore è un problema, dal punto di vista diciamo ecologico è invece un luogo interessante perché è meno, non viene lavorata, non viene meno colpita dalla presenza dall'uso di fattori chimici, può in determinate condizioni fungere da habitat per certe specie, insomma ha una sua funzione. Quindi qui ci interessava anche raccontare questa permanenza, sia pure limitata, di questi spazi che hanno una loro funzione. Tutto questo avviene dentro un contesto di trasformazione più ampio, che è quello appunto della creazione, della formazione della città diffusa, quindi di questa forma insediativa a cui facevo riferimento prima e che è stata già oggetto di una serie di rappresentazioni cartografiche simili a quelle che noi abbiamo utilizzato per raccontare lo spazio agrario e che invece hanno, fin dagli anni 90, hanno voluto raccontare, come quella che vediamo in questa immagine, che è, però diciamo, noi qui abbiamo fatto gli epigoni, perché i primi a utilizzare queste forme di rappresentazione sono gli allievi della scuola Secchiana, che a Venezia, nella mia università, già negli anni, primi anni 90, raccontavano questo processo di urbanizzazione. C'è un precedente, sempre UAV, che risale addirittura alla fine degli anni 70, ed è Mancuso, in un articolo molto interessante sulle forme dell'urbanizzazione, della crescita delle città, anzi, per usare un termine di allora, che appunto utilizza questo approccio morfologico per raccontare questo processo che è assolutamente invisibile se non lo si guarda dall'alto. Quindi noi abbiamo utilizzato la stessa tecnica di rappresentazione e anche la stessa tecnica di costruzione del dato, utilizzata per questi lavori diacronici morfologici, facendo che cosa? Allora, utilizzando delle fonti miste per creare delle serie, come quella che vedete in questa immagine. Questa serie è costruita diversamente da quella precedente, utilizzando sia fonti provenienti da foto aeree, sia utilizzando invece le versioni precedenti della carta tecnica. Allora, più o meno la stessa scala, e spesso la fonte della carta tecnica è la foto aerea, esistono le prime versioni della carta tecnica, cioè 81 e 94 sono le versioni non digitali. Ecco, in quelle versioni il lavoro di fotointerpretazione è stato già fatto da un esperto e quindi si può provare a fare un confronto tra la foto originale, quella dello scatto utilizzato per creare la carta, e la carta. E lì si scoprono una serie di cose che sono successe. Ad esempio, lì viene fuori in maniera molto chiara il fatto che la presenza della vite nella cultura promiscua è difficilmente identificabile. Per cui, anche quando il disegnatore rappresenta la piantata con la presenza della vite, in realtà noi non siamo certi che lì ci fosse la vite veramente ancora. Ecco, perché siccome sappiamo che queste carte non sono state seguite da, cioè il lavoro di fotointerpretazione non è stato seguito da un lavoro sul campo sistematico, non abbiamo la certezza che là dove c'è la vite rappresentata la vite ci fosse effettivamente. Ecco, quindi qui si apre tutto un capitolo, che, se vogliamo, sulla difficoltà di capire la presenza della vite se non andando fisicamente sul posto. Adesso taglio, ragazzi, qui mettevo a confronto semplicemente il processo di costruzione della città diffusa e il parallelo processo di trasformazione dello spazio agrario. Ci sono anche delle connessioni che si possono costruire tra questi due aspetti, ma la faccio breve, vi salto anche la parte sulle ragioni e vado invece alle ultime 4-5 slide dell'incontro, che riguardano l'ultima di queste operazioni fatte con il GIS per questa ricerca, che è la mappatura dei relitti. Allora, qui quello che c'è in gioco è la possibilità di ritrovare e mappare, ovviamente, i frammenti di questo paesaggio agrario del passato. Allora, come ha funzionato questa cosa? L'operazione è stata, diciamo, è nata da un bisogno di una verifica sul campo delle informazioni raccolte dalle fonti scritte, in particolare quelle di età moderna e anche quelle più recenti. Perché nel momento in cui tu leggi, no, il tralcio della vite veniva tirato da un albero all'altro, non riesci a immaginarti come
cavolo, è fatta sta cosa, hai bisogno di vederla. Allora, l'iconografia ci viene incontro fino a un certo punto, perché non c'è iconografia di dettaglio di queste cose, tranne casi rarissimi, e quindi il mio bisogno è stato quello di andare a vedere, insomma, com'è fatta una piantata veramente sul campo. Quindi primo step, esco sul campo perché mi interessa vedere come sono fatte le piantate, almeno quelle che abbiamo ereditato dal Novecento. Dopodiché su questo interesse, diciamo così, poco sistematico, si innesta invece una situazione contingente, e cioè in primo luogo il dibattito sui paesaggi rurali storici, quindi l'ipotesi che si apre di colpo nel momento in cui vengono questi oggetti vengono riconosciuti da un ministero, che ci sia la possibilità che questi relitti escano dallo statuto di oggetti obsoleti per diventare invece qualcosa di significativo per il patrimonio contemporaneo. Capite, questo passaggio è un passaggio veramente fondamentale, no? Cioè, prima per me quegli oggetti erano solo dei documenti che mi interessavano per la mia ricerca, ma non in sé, non come elementi del paesaggio contemporaneo. Nel momento in cui noi cominciamo a riconoscere il paesaggio storico come un valore, allora, in maniera non automatica ovviamente, ma comincia questo processo di patrimonializzazione, quei frammenti cominciano ad avere un valore che va al di là del semplice documento, per diventare invece, come dire, componenti del nostro paesaggio contemporaneo, che hanno altri significati, non solo quello squisitamente documentale. A questo dibattito sui paesaggi storici si aggiunge il fatto che nel 2014 2013 sono stata coinvolta, ma semplicemente perché avevo una ricerca in corso con la regione, nella redazione di alcune parti del PSR, nel quale, con il gruppo di lavoro in cui ero inserita, abbiamo provato a proporre una misura sui paesaggi storici che abbiamo cercato di precisare proprio sul tema della cultura promiscua, ovviamente su mia proposta, chiaramente, e che non è andata a buon fine, ve lo dico subito per togliervi ogni illusione. Non è andata a buon fine, un po' perché forse era come dire, prematuro il momento storico, ma anche perché c'erano dei problemi materiali molto chiari, molto nitidi. Primo, se tu vuoi fare una politica di incentivo per la conservazione di questi paesaggi storici, devi sapere, almeno preliminarmente, quanta superficie del territorio regionale è coinvolta, quanti potenziali soggetti vengono coinvolti e quanto ti costa questa misura. È ovvio, no? Se no non riesci neanche a capire, a metterla in bilancio in qualche modo. Quindi queste sono ragioni molto serie per le quali non si poteva effettivamente inserire quella misura in quel momento storico. E questo però è stato anche, queste esigenze di quantificazione sono state anche quelle che mi hanno fatto scattare la necessità di cominciare la ricerca, la mappatura sistematica. Perché mi sono detto, ok, allora non sappiamo quanti sono questi relitti, ma finché non cominciamo a mapparli non lo sapremo mai, continueremo così per i secoli. E quindi nel mio piccolo, in maniera volontaristica, ho cominciato ad avviare questa mappatura un po' sistematica. Fatta in tre step, che sono questi che vedete: un test per la costruzione di un geodatabase regionale dei relitti, un approfondimento su 12 casi di particolare interesse con una schedatura, e questo secondo step è stato in parte finanziato anche da Veneto Agricoltura, e poi come terzo step un'indagine sui valori attribuiti, che non c'entra col GIS e quindi non vi racconto, e che però ovviamente è importantissima se si parla di patrimonializzazione. Allora, lo studio sistematico è l'ultima cosa che vi racconto. Abbiamo identificato delle aree studio. Abbiamo identificato tre fasi nelle quali si è strutturato il lavoro. Ovviamente ogni fase ha dei limiti e delle opportunità, e poi ci sono dei ragionamenti da fare su che cosa viene rilevato e quali dati accessori, cosa fare dei dati accessori raccolti durante l'indagine. Molto molto rapidamente, dunque, queste sono sulla destra le aree che abbiamo identificato, che abbiamo mappato sistematicamente, quelle in giallo sono state effettuate tutte le fasi, quindi non ve le ho dette le fasi, scusate, le fasi sono queste: una fotointerpretazione da foto aeree, quindi un lavoro banale da fare a tavolino, banale, neanche tanto, ma insomma da fare a tavolino, quindi relativamente poco dispendioso in termini di tempo, una seconda fase di verifica con immagini soggettive presenti in rete, quindi street view per capirci prevalentemente, e panorami un pochino,
E poi tre, una verifica sul campo, e questa sì è la parte veramente onerosa, ovviamente. Allora, per le parti in giallo abbiamo deciso di prendere una fascia che attraversasse diversi paesaggi della regione, diverse zone della regione, zone diverse dal punto di vista agricolo ma anche dal punto di vista della urbanizzazione, quindi questa fascia passa per Padova, per capirci, quindi abbiamo un centro, un periurbano, una città diffusa aperta, una bassa dove la città diffusa è più rada, un'alta pianura, una parte collinare e addirittura arriviamo in Valbelluna, nella zona del Feltrino, quindi una situazione molto differente da quella della pianura, perché voi sapete che la Valbelluna ha una condizione dell'agricoltura molto, molto diversa. Questo perché? Perché attraversando queste diverse zone eravamo alla ricerca di quelle famose regole, okay, che nel caso della cultura promiscua dell'Ottocento erano relative alle forme che la cultura promiscua prendeva. Nel caso di questa indagine invece erano volte a capire se ci sono delle regolarità nel modo con il quale la cultura promiscua è sopravvissuta. E in effetti qualche regolarità la si incontra. Gli altri punti che vedete dispersi nella regione erano una primissima ricognizione volta a farsi un'idea di quanto poteva, diciamo, impegnare in termini di tempo questo lavoro, quindi una prima, Francesca lo sa bene perché ha partecipato a questa parte, una prima ricognizione proprio quantitativa, quanto ci si mette a mappare lo spazio occupato da uno scatto dell'ortofoto al 10.000, cioè il tempo è tanto. E questi sono i risultati, qui vedete il database aperto, diciamo, insomma, il file shape aperto, classificato secondo la tipologia del relitto. Abbiamo distinto in filari di alberi, filari di vite e piantate, assumendo appunto i filari di alberi quando hanno certe caratteristiche come un relitto di cultura promiscua. È ovvio che non tutti i filari di alberi sono necessariamente relitti di cultura promiscua, spesso sono siepi, sono altre cose, però le conoscenze raccolte appunto da queste altre fonti consentono ad un utente esperto di distinguere tra un relitto di cultura promiscua e invece un altro elemento del paesaggio agrario. Ovviamente tutto questo con l'ausilio dell'ortofoto e poi appunto di queste immagini di cui vi parlavo. Sì, la classificazione filare di alberi, filare di vite piantate è una delle classificazioni possibili, ce ne sono molte altre, per esempio si può classificare sulla base dello stato di conservazione. Allora, non so, una piantata che ha tutte le viti maritate su tutti gli alberi è una piantata in ottimo stato di conservazione. Se è rimasto qualche albero qua e là e la vite in parte è su palo secco, in parte è morta, in parte è abbandonata, eccetera, allora lo stato di conservazione magari è mediocre oppure è basso. Quindi abbiamo dato una serie di... abbiamo utilizzato diversi criteri, diciamo, per classificare queste piantate, questi relitti. Dicevo, si possono riconoscere delle regolarità, alcune regolarità sono quelle elencate in questa slide. I relitti in generale sono più diffusi nell'alta pianura che nella bassa pianura. Il processo di dismissione è stato più intenso, ma questo forse era un po' ovvio, no? Però lo si vede, dove la modernizzazione dell'agricoltura è stata più profonda, quindi le trasformazioni complessive del paesaggio agrario sono state più intense. Il periurbano, lì scusate, è proprio scritto sbagliato, spesso sul periurbano sarebbe da aprire una parentesi, perché nel periurbano si incontrano dei relitti, quindi il periurbano spesso non è uno dei luoghi in cui la modernizzazione è più intensa, ma al contrario in questa meno intensa, in cui si è conservata magari un'agricoltura part time che spesso ha conservato anche le piantate. Il rapporto seminativo piantata, che era una componente fondamentale del paesaggio agrario storico, di fatto è quasi ovunque perduto, tranne alcuni rarissimi casi, ma veramente si contano, diciamo, sulle dita di due mani, almeno nella nostra fascia. Molti di questi relitti sono largamente lacunosi, cioè non si vede che non sono più, cioè che il tipo di cura che viene loro dedicata non è più quella del passato, ma è una cura, diciamo, che si è adattata alla condizione attuale, quindi la piantata non è stata rimossa, però non viene neanche più mantenuta con le regole che c'erano un tempo, quindi l'albero morto non viene sostituito, la vite morta non viene sostituita e così via.
In molti casi, e questo però è un fenomeno che si riscontra già all'inizio del Novecento, quindi avrebbe bisogno di una ricerca, un'indagine specifica, l'associazione albero vite, perciò la vite maritata che usa l'albero come sostegno vivo, si è persa e ci sono invece le viti piantate tra un albero e l'altro. Però ripeto, in molti casi, specialmente nella coltivazione del gelso, questa abitudine era già invalsa almeno un secolo fa. Ci sono molti di questi relitti completamente abbandonati, proprio abbandonati, cioè dove tu vedi che la vite non è potata magari da 2 o 3 anni ormai, no? Oppure l'albero non è potato da molto tempo. Alcune delle immagini che vi ho fatto vedere prima mostravano proprio casi di questo genere, con la vite riversa che ormai sta cominciando a impiantarsi a terra, insomma una condizione dove è chiaro che la persona che si occupava di questo relitto fino a qualche anno fa non c'è più o ha smesso di occuparsene. E da questo lavoro, anche dalla sua spazializzazione, nascono delle nuove domande di ricerca che sono appunto legate alle ragioni della conservazione. Perché certe piantate sono state rimosse e certe altre si sono mantenute? Cioè non è una domanda banale, perché ha a che fare con i valori che stanno dietro al mantenere la piantata, l'elemento del paesaggio in generale, e quindi anche alle prospettive della sua conservazione. Fino a che quei valori resteranno validi e i soggetti che condividono quei valori saranno attivi, abbiamo la, diciamo, ragionevole certezza che quell'elemento del paesaggio si conservi. Nel momento in cui questi valori cambiano, oppure la persona che li condivide non c'è più, è ovvio che quel paesaggio è destinato a scomparire. Cioè è inutile pensare di poter museificare questi elementi, perché non avrebbe assolutamente alcun senso, sarebbe una spesa inutile. Quello che bisogna cercare di fare invece, eventualmente, se si decide collettivamente di conservarli, è quello di immaginare una loro funzione produttiva, cioè una loro funzione che persista rispetto al semplice valore documentale a cui facevo riferimento prima. Io avrei sostanzialmente finito, se non perché vi faccio vedere ancora un paio di immagini. Allora, questo è un video silenzioso, quindi non c'è bisogno dell'audio, in cui appunto uno dei tanti video fatti durante queste ricognizioni della terza fase, cioè quella del lavoro sul campo, che è indispensabile perché appunto la vite non la vedi se non quando vai lì, non c'è maniera. E poi perché per noi questo lavoro sul campo è stato anche indispensabile per poter prendere contatti con i soggetti che si prendono cura di questi elementi del paesaggio agrario, che è difficile contattare se non lì, perché li incontri un po' per caso e un po' perché fai in maniera di farti vedere e di attaccare bottone, e che sono stati una fonte imprescindibile di informazioni, e soprattutto sulla parte che riguarda i valori e quindi le probabilità di conservazione di questi paesaggi. Scusate. Tenendo presente che ormai cominciano a fioccare gli strumenti di conservazione, di tutela, diciamo. Per esempio nel caso del vigneto di Baver, che è un relitto di coltura promiscua, forse ne avrete sentito parlare perché se ne è molto parlato negli ultimi anni, questa coltura promiscua è stata dichiarata notevole interesse pubblico nel 2014, quindi di fatto è vincolata dal Ministero dei Beni Culturali in questo caso, come testimonianza di un sistema antico di coltivazione bla bla, e quello che ci si può chiedere è quali possono essere gli esiti di un tipo di provvedimento di questo genere, cioè un provvedimento di vincolo sul paesaggio agrario che cosa porta? Porta sicuramente dei vantaggi, ma è sufficiente per poter garantire la sua conservazione? Forse sì, forse no, insomma ci sarebbe da discuterne, perché il paesaggio agrario non si conserva se non c'è qualcuno che giorno per giorno, stagione per stagione, anno per anno lo pota, lo sarchia, insomma fa tutte quelle operazioni stagionali o addirittura quotidiane in alcuni casi che sono necessarie per mantenerlo. Quindi non è come un edificio dove bene o male l'abbandono o il disuso, almeno per un periodo abbastanza lungo, può coincidere con la conservazione. Nel caso del paesaggio agrario, al contrario, anche un solo anno di disuso significa una perdita considerevole, perché recuperare la potatura di una vite non potata è un'operazione, certo si può fare, ma richiede, insomma, crea delle difficoltà.
Qui anche questo video non importa l'audio, anche se c'è, ma non è quello l'importante. L'importante è vedere quello che c'è alle spalle, perché questo è il vigneto di Baver fotografato, ripreso durante l'estate, quindi quando è nel massimo della sua del rigoglio, diciamo, no? E qui ci sono il conduttore di questo vigneto, uno di questi soggetti che abbiamo intervistato, e un professore di ampelografia dell'Università di Padova che ci ha aiutato a capire delle cose di questi processi. Vedete sullo sfondo le siepi a bordo campo, e prima si vedeva meglio l'alternanza alberi viti nella forma in cui effettivamente confrontate con un vitigno convenzionale nella stessa proprietà. Chiudo dicendo che questo processo è tuttora in corso, il processo di dismissione è tuttora in corso. Queste sono due immagini del 2004-2014, quindi a 10 anni di distanza abbiamo perso un discreto numero di questi elementi che erano invece presenti in precedenza. Io ci sono tornata, questo è 2004, diciamo, l'immagine che io ho trovato durante la mia tesi di dottorato. 2014 è l'immagine che ho preso durante il grosso della ricerca. Ci sono tornata nel 2016 e era rimasta una sola piantata, quella più a ovest. Forse se tornassimo oggi non ci sarebbe più nemmeno quella, probabilmente. Quindi uno dei problemi di questa ricerca è anche quello di rincorrere, di essere sempre alla rincorsa cioè immaginatevi una mappatura che mappa delle cose che man mano che le mappe spariscono. È un problema proprio anche metodologico considerevole, perché bisognerebbe continuamente aggiornarla, però nel momento in cui io eliminassi gli elementi che ho mappato mi perderei delle informazioni importanti che ho già perso nella realtà. Quindi c'è proprio un problema di come impostare una banca dati di un oggetto che fa parte di un fenomeno in corso, insomma. Queste sono le schede di rilevazione del 2015, sulle quali, vi dico solo risolutivamente come è strutturata la scheda: ha una parte di identificazione, una di localizzazione, una è relativa al sistema, quindi al tipo di coltura promiscua, le componenti, la forma di allevamento della vite, le specie impiegate sia nelle viti che negli alberi, il tipo, che cosa viene prodotto su questa coltura promiscua, un po' di documentazione storica, fotografica, dei ragionamenti sul processo di evoluzione e lo stato di conservazione, il soggetto, le lavorazioni, gli strumenti e le tecniche impiegati, i costi presunti della lavorazione, questo in vista appunto della possibilità di immaginarsi una misura di incentivazione, e poi dei ragionamenti sul contesto paesaggistico, su quello sociale e motivazionale e non mi ricordo, basta, e poi sui rilevatori. Basta, io ho finito, vi dico solo le questioni aperte, non so se c'è tempo per discutere perché mi sa che ho occupato tutto lo spazio, vero? Però le questioni aperte a me sembrano queste sul tappeto, cioè la durata della ricerca, una ricerca che non è strutturata, non nasce con un progetto di ricerca finanziato, quindi è una ricerca fatta nei ritagli di tempo, perciò sconta un problema di durata eccessiva, 10 anni sono veramente troppi, no, non sono 10, sono 5, ma insomma sono troppi lo stesso, e contemporaneamente il processo avanza, quindi c'è questo inseguimento del fenomeno che è difficile da tenere sotto controllo. C'è un problema di ritardo delle fonti ufficiali rispetto a questo processo che avanza, per cui di fatto l'ortofoto del 2015 è già vecchia, per cui abbiamo questo problema dell'aggiornamento ritardato delle fonti, che invece sarebbe bello avere sempre al momento in cui vengono fatte. C'è un problema di connessione tra dati spaziali e dati sociali, che secondo me è una delle prospettive che si potrebbero immaginare per un GIS avanzato invece, no? Quindi al di là di questi lavori di GIS base che ho fatto io, sarebbe bello immaginarsi invece un modo per collegare questi dati spaziali con i dati sociali raccolti durante l'indagine sul campo e renderli magari interattivi, consultabili, eccetera, eccetera, per creare un vero archivio molto più complesso di quello che ho fatto io. Ovviamente nella prospettiva ipotetica di trasformare questo Instant Survey in un database continuamente aggiornabile, e dove però nasce il problema di chi è il soggetto per cui si fa questo database, o che deve fare questo database, e quali sono gli obiettivi di un database come questo. A me sembrerebbe che solo un obiettivo di conservazione attraverso incentivi dentro le politiche agricole giustificherebbe l'enorme lavoro che ci sarebbe da fare per costruire questo database. E poi ovviamente immagino che ci siano altre questioni aperte che a me sfuggono e che magari invece a voi vengono in mente. Grazie.
Bene, grazie a tutti, grazie a Viviana innanzitutto per queste 2 ore che ha passato insieme a noi, per questo molto interessante.